La prima cosa importante da dire in questo momento, per me importantissimo, della mia storia personale e professionale, sono le ragioni per le quali ho scelto di impegnarmi in politica, la politica con la P maiuscola, e perché lascio un lavoro per il quale ho dedicato 15 anni della mia vita e che è stato il mio sogno, come ha detto qualcuno, la missione di questi anni. Ritengo che non mi è stato più consentito esercitare le funzioni che amavo, in particolare quelle di pubblico ministero, che mi consentivano di investigare, di accertare i fatti, di fare quello che ho sempre sognato nella mia vita. Sono stato in qualche modo ostacolato in questa mia attività, che non posso più esercitare da alcuni mesi. Ma quello che ancora mi inquieta di più in questo momento storico è quello che continua questa attività di delegittimazione, di ostacolo e di attacco nei confronti della mia persona e della mia professione e nei confronti di tutti coloro che hanno cercato in questi mesi, in queste settimane e in questi anni di accertare i fatti. Da ultimo quello che è accaduto ai magistrati di Salerno, che sono stati o sospesi o esiliati in altre parti del territorio nazionale. Mi sono in sostanza reso conto che non vi sono più le condizioni per esercitare, almeno per quanto mi riguarda, per la mia persona, le funzioni che amavo e quindi riuscire a fare qualcosa di importante come magistrato in questo paese. Quindi cercherò di portare la mia esperienza personale, la mia passione civile, il mio amore per la giustizia e la mia attenzione ideale in quella che è la realtà principale in cui si possono modificare le cose, i fatti e anche la storia di un paese, che è appunto la politica con la P maiuscola. Sono molto contento del progetto che mi è stato proposto da Antonio Di Pietro e da Italia dei Valori, è quello dell'impegno del mondo della società civile, quindi non solo di Luigi De Magistris, ma di tante persone che amano questo paese e che amano esercitare le proprie funzioni, la propria professione, non per un bene privato, ma per il bene pubblico. L'impegno della società civile che entra in politica, che quindi vuole fare qualcosa di concreto. È un progetto che vorrà mettere le prime fondamenta, le prime basi nelle elezioni europee, ma certo che punta a una nuova politica in Italia, questa politica appunto della trasparenza, dell'onestà, della legalità e di fare cose concrete, quindi tutt'altro che un sistema castale nel quale ci torniamo ormai avvinti da alcuni anni. Il passaggio principale pertanto è questo di dare la disponibilità con coraggio a fare qualcosa di diverso, qualcosa di rischioso, ma qualcosa di entusiasmante. Questo è qualcosa in cui credo possa essere importante, innanzitutto partendo dall'Europa. L'Europa è un luogo dove bisogna portare assolutamente un'altra immagine di questo paese, che non è l'immagine di coloro che si sono depredati i finanziamenti pubblici che fino adesso sono arrivati in Italia, ma un'Italia appunto che vuole cambiare e vuole dare un'immagine non solo di apparenza, ma di sostanza nelle cose concrete, di fare una politica assolutamente diversa. L'Europa è il luogo poi dove dobbiamo e possiamo difendere la Costituzione. Questo è un altro dei motivi per il quale io ho scelto di impegnarmi in politica, perché ritengo che ci troviamo in una fase molto, diciamo, autoritaria, di un autoritarismo molto forte, che io ho anche definito in alcune circostanze di prefascismo. Quindi, così come fu importante nel secolo scorso creare la Costituzione, che fu creata da sensibilità democratiche diverse, non ci dimentichiamo che la Costituzione si impegnarono socialisti insieme a democristiani, liberali insieme a comunisti. Adesso è il momento che la società civile si impegna anche con sensibilità diverse per difendere in Europa la Costituzione, una Costituzione che deve essere difesa e ancora attuata, soprattutto su principi fondamentali, che sono quelli della libertà, che sono quelli della solidarietà e dell'uguaglianza. Su questi temi in Europa bisogna portare idee, che io spiegherò poi nei vari incontri che farò in questi mesi, idee ben precise che ho, che spiegherò sia nell'incontro con gli esseri, con le persone, nei vari dibattiti, nei vari giri che farò per il paese, ma anche attraverso la rete, perché ritengo che la rete sia fondamentale, perché non è una rete come si intende certe volte di rapporti virtuali tra soggetti, ma dietro ogni persona che si trova in rete c'è ovviamente un cuore che pulsa, anime, coscienze e sensibilità, e su quelle che bisogna lavorare, dare entusiasmo e soprattutto sui giovani. Difesa della Costituzione, come dicevo, e ovviamente io porterò una serie di temi, primi fra tutti quello della giustizia, della legalità e della trasparenza.
Sono convinto che in questo momento storico, per poterci impegnare tutti, contribuire con le proprie forze a cambiare questo Paese. Sono convinto che questo lo si può fare sia impegnandoci, come ho sempre detto, quotidianamente, ognuno nel proprio lavoro, nella propria professione, nelle proprie relazioni, ma anche impegnandosi per il bene pubblico, impegnandosi quindi nella politica, essere protagonisti del cambiamento, convinti che la democrazia partecipativa è quello che veramente può cambiare questo Paese. L'impegno in Europa non significa disimpegno in Italia, e con questo chiudo questo primo mio breve incontro con la rete. Sono convinto che questo progetto si debba costruire in Italia, un progetto che si costruisce in Italia per cambiare veramente questo Paese, per portare idee nuove e soprattutto per stare vicino ai più deboli, a coloro che hanno sete di giustizia, a coloro che attendono di poter ottenere un posto di lavoro, a coloro che attendono, insomma, di poter vedere, raggiungere le proprie ansie di giustizia, di verità. E in primo luogo, ovviamente, quella che sarà la mia azione sarà quella di portare le istanze di giustizia e di verità per tutto il Paese e soprattutto in quelle aree dove questa esigenza è molto avvertita.